Mattarella, sistema sanitario e patrimonio da preservare, su cui investire, ricucire le lacerazioni per costruire un domani migliore. Un anno fa a Codogno fu accertato il primo caso di Covid in Italia nell'ospedale di Schiavonia, la prima vittima, un pensionato di 77 anni. Ancora troppi contagi, Campania, Emilia Romagna e Molise, arancioni da domani, tutta l'Italia potrebbe diventarlo, vertice dei governatori. Un altro femminicidio a Genova, uomo uccide a coltellate l'ex compagna nel suo negozio, arrestato, le amiche della vittima, tragedia annunciata. L'addio all'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Mauro Bellugi. A dicembre subì l'amputazione delle gambe dopo aver contratto il virus, aveva 71 anni. Pompei e Gabriel Zutrigel, il nuovo direttore del Parco Archeologico di Pompei, lo ha annunciato stamattina a Roma il ministro Franceschini. Il selfie di Perseverance, il rover della NASA invia la foto del suo atterraggio su Marte, le prime immagini a colori scattate dal robot che cercherà tracce di vita sul pianeta rosso. Buongiorno dal TG1. Un anno fa la diagnosi di Covid per il primo paziente italiano a Codogno. L'Italia celebra la giornata nazionale degli operatori sanitari. È necessaria un'azione coraggiosa per ricucire quel che si è lacerato e per rinnovare ciò che è utile a costruire un domani migliore. Queste le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda: il nostro sistema sanitario è un patrimonio da preservare e su cui investire. Nadia Zicoschi. Serve un'azione coraggiosa per ricucire quello che...